Uomini e donne Gossip News, Gemma Gargani viene umiliata in studio da Tina. Colpo di scena a Uomini e donne, ieri pomeriggio c'è stata la nuova registrazione del Turnover, che avremo modo di vedere in onda da gennaio 2018 in poi su Canale 5, durante la quale abbiamo visto che c'è stata una grande novità per Gemma Gargani. La dama torinese è stata nuovamente a centro delle polemiche e anche questa volta è stata presa di mira dalla sua nemica storica Tina Cipollari, che questa volta l'ha umiliata facendo arrivare in studio un regalo del tutto speciale per Gemma. Colpo di scena a Uomini e donne, il regalo shock di Tina per Gemma Gargani. Nel dettaglio, infatti, le gossip news su Uomini e donne rivelano che Tina Cipollari durante questa nuova registrazione del programma di Maria De Filippi ha deciso di presentarsi in trasmissione con un regalo del tutto speciale, che ovviamente non è passato inosservato, e che al tempo stesso ha alimentato un bel po' di polemiche anche sui social. La Cipollari, infatti, è arrivata in studio con un gigolò, rivelando che questo era il suo regalo speciale di Natale per Gemma Gargani, in modo tale che avrebbe potuto sfogarsi e in questo modo mettere a tacere i suoi bollenti spiriti. Un regalo shock, che per la Gargani, la quale in un primo momento ha deciso di rifiutare clamorosamente il regalo, che le è stato fatto dalla Cipollari. Ecco allora che a quel punto Tina ha rincarato la dose e ha rivelato a Gemma, che doveva stare tranquilla, perché il gigolò, che ha ingaggiato è stato pagato anche per offrirle una notte di SESS0, aggiungendo che fa parte del suo lavoro, e che non si sarebbe tirato indietro anche con la Gargani. Gemma accetta la proposta di Tina ma... un regalo, che tuttavia è stato definito umiliante da parte del pubblico di Uomini e donne, che segue la trasmissione e la commenta sul web e sui social, in moltissimi, infatti, ritengono che Tina Cipollari stia letteralmente esagerando nei confronti della dama torinese, e che forse dovrebbe essere Maria De Filippi a darle un freno. Sta di fatto che Gemma, dopo un rifiuto iniziale, ha deciso di valutare la proposta e il regalo di Tina Cipollari, precisando però che non sarebbe stata disposta a trascorrere una notte di SESS0 con il gigolò, e che avrebbe soltanto accettato il suo invito a cena. E così la Gargani ha ceduto di fronte al fascino di un giovane trentenne, anche se gli spettatori da casa credono che alla fine la dama torinese abbia accettato solo per cercare di far ingelosire Giorgio Manetti.